Hello. Welcome to the Detroit Experience. I'm an android and I'll be your hostess. Before we begin, let's make some adjustments to optimize your experience. These language settings were detected on your console. Are they correct? Amici carissimi di Lupus in Game, e buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati all'interno del canale. Oggi ci troviamo di fronte ad un nuovo titolo e ad un esperimento nuovo, perché è chiaro che è una novità. Ultimamente siamo stati abituati ad avere sempre solo X-Plane come punta di diamante, ma mi sono detto perché no, proviamo anche qualche altro titolo, ritorniamo a fare qualche esperimento. Parlo di esperimenti perché l'ultima volta che ci siamo ritrovati di fronte ad un nuovo titolo non è stato proprio un successo, ma me ne assumo la totale responsabilità perché era un titolo piuttosto vecchiotto. Questo invece, anche se con 5-6 giorni di ritardo, dovuto purtroppo ad impegni personali, lo possiamo definire un vero e proprio titolo nuovo, e sto parlando di Detroit Become Human. Allora ragazzi, l'unica cosa che al momento, prima di iniziare, devo sottolineare è che purtroppo, non so per quale subdolo motivo, abbiamo come lingua disponibile solamente l'inglese, il russo e il polacco. Quindi è chiaro che utilizzeremo l'inglese. Non vi preoccupate, state tranquilli, cercherò di tradurre nel miglior modo possibile, dove chiaramente riesco. Eventualmente vedremo un attimino di arrivarci anche per logica, così come mi diceva e mi insegnava il professore d'inglese, ci deve arrivare anche per logica. Quindi ragazzi, mi raccomando, pollicione in su se il video vi piace, se la serie vi piace, fatemi sapere ovviamente, condividete il video ed iscrivetevi al canale, perché dipenderà solo ed esclusivamente da voi se questo titolo diventerà una vera e propria serie per il canale. Allora, abbiamo detto linguaggio inglese, text English, sottotitoli ovviamente sì, però mettiamoli con large, in modo tale che abbiamo un'immagine un pochettino più grande per poterci capire meglio. La cosa che mi fa morire di questo titolo, ragazzi, che ho aspettato da un paio di mesi, innanzitutto siamo su PlayStation 4, è che i personaggi che abbiamo sono tutti e tre, se non sbaglio, sono tre i personaggi principali, sono tutti copiati esattamente dai volti e da anche la corporatura di attori reali. Questa, ragazzi, sembra la fotocopia spiccicata di Scarlett Johansson. Non so se ci avete fatto caso. Ci saranno anche altri due personaggi, di cui uno in particolare, che la mia ragazza infatti è impazzita appena l'ha saputo, che è quello di Grey's Anatomy, Jackson Avery, senza la H perché è Avery, che è il ragazzo di colore fascinoso, lei dice sostiene il più bello della serie, ma comunque, vabbè, non lo so, io guardo, diciamo, ad altre mire, il cast femminile non è niente male nemmeno. Va bene, andiamo ad iniziare, dai, clicchiamo su ok, continua. Sì, teniamo questi cambiamenti. Please adjust your screen settings. Aggiustiamo adesso anche la luminosità. Vediamo. Mi pare che così vada da bene, così già diventa troppo. Invece così, con quel lato oscuro, non mi pare male. Spero che voi lo vediate bene come lo vedo io. Andiamo avanti. Yes. Thank you. Now select your profile. E selezioniamo anche il nostro profile. Allora, experienced ci dice: voglio un gameplay immersivo, quindi totale in poche parole, con controlli avanzati, una sfida alla pari dove ogni errore può costare praticamente la perdita di un carattere, cioè il carattere sarebbe in questo caso i personaggi. Invece in modalità casual dice: mi voglio focalizzare sulla storia con controlli più semplici, una più perdonabile sfida con poche opportunità di perdere un carattere. Io onestamente proverei con experienced. Vi dico che questo titolo l'ho scelto anche perché, come nella realtà, qui ogni scelta che si fa
può costare la vita al nostro carattere, ma anche ad altre persone. E in base alle scelte che andiamo a fare, ragazzi, possiamo definire la nostra storia, possiamo cambiarla, possiamo anche malinterpretarla, bisogna vedere. Quindi faccio molto affidamento sulla pazienza, cosa che io non ho molto, però oggi sì, dai. When this sign is displayed, please do not turn off your console. Ci sta dicendo di non... You are now ready to begin Detroit. Remember, this is not just a story. Non è solamente una storia. This is our future. Questo è il nostro futuro. Già premesse così mi fanno eccitare. Agosto 15, 2038. Dopo il giorno di Ferragosto. Ore 8:29 della sera. Questo dovrebbe essere il nostro primo personaggio, eh? Grandi capacità. Rene, un androide, ovviamente. Attenzione. Ecco, questo qui dovrebbe essere un attore reale. Allora, iniziamo ad entrare. Il negoziatore è sulla pista, è entrato. Ora, qui cosa dobbiamo fare? Ok, usiamo il left stick per muoverci. Oh, diamoci un'occhiata in giro. Ok, io facendo, perché ancora ragazzi non conosco neanche i tasti, mentre che questo gioco me lo sto spulciando tutto quanto con voi per la primissima volta. Ok, vediamo come possiamo andare. Ok, diciamo che possiamo andare dice non la posso lasciare, non la posso lasciare. Take. Allora, me la fai prendere? The right stick. Alright. Sta memorizzando la scena, man mano che lui memorizza e vede i personaggi, si fa un'idea, comincia a farsi un'idea della situazione. Pure back. Abbiamo Philips Emma, che è ovviamente una bambina, Philips Caroline, Philips John, sono praticamente un'allegra famigliola. Allora, di back. C'è l'interazione con i tasti è allucinante. Oh, che cosa abbiamo qui? Kneel down. Metti abbassi. Please, please, you gotta save my little girl. Wait. Tento di non capire. You're sending an android? All right, you need to go. You can't do that. Dobbiamo andare. Why aren't you sending a real person? Dice, perché non avete mandato una persona reale? Dice, non lasciate che quella cosa si avvicini. Tenetela lontano. Abbiamo capito che c'è una situazione piuttosto fredda. Dwarf Gurami, che è una specie. No, save. E purtroppo, vedete, abbiamo fatto una... No, L1. Trova il capitano A. Stiamo sprecando tempo. Non me ne frega un cazzo. I miei sono pronti. Dai, solamente l'ordine. Sì, l'abbiamo capito di trovare il capitano Al. Già, secondo me l'abbiamo già visto. Sì, andiamo a parlare con Capitano Al. Camminata un po' così, un po' effeminata. Oh. Captain Allen, my name is Connor. I'm the android sent by CyberLife. Sono l'androide che mandò dalla CyberLife. It's firing at everything that moves. It already shot down two of my men. We could easily get it, but they're on the edge of the balcony. If it falls,
she falls. Ci sta dicendo che praticamente c'è questo uomo, no, intanto dobbiamo ovviamente... Has it experienced an emotional shock recently? I haven't got a clue. Does it matter? I need information to determine the best approach. Esatto. Allora, qui abbiamo poco tempo, purtroppo. Do you know if it's been behaving strangely before this? Listen. Saving that kid is all that matters. So either you deal with this fucking android now, or I'll take care of it. Inizia. Probabile successo 48% per adesso. Va bene, quindi dobbiamo scandagliare un attimino. Quindi capisci cosa è successo, salva l'ostaggio a tutti i costi, quindi presumibilmente questa è la nostra missione. Allora, vediamo un attimino. Oh, abbiamo qualche altra cosa qui da analizzare. Sembrerebbe la fondina di una pistola, perlomeno la custodia di una pistola. Wow. Sia fatto, abbiamo qualcos'altro, c'è un proiettile, il proiettile non ci interessa. Qualcos'altro che possiamo analizzare? A parte questo discorso qua, non c'è altro che dobbiamo analizzare. Allora, scusami, io ho capito, però velocità 365 al secondo, quello che è. Ma dico, c'è qualcos'altro che dobbiamo fare? Allora, clues to analyze sono gli indizi da analizzare. Ok, ne abbiamo analizzati uno su due, quindi teoricamente ce ne servirebbe un altro, che però al momento mi sta sfuggendo. Non riesco proprio a visualizzarlo, perché non è che mi fa andare più di così. C'è possibilità di focalizzarci? Su qualcos'altro? Io sto girando tondo tondo, però a quanto pare non riesco a trovare altre... Vediamo. Ma secondo me... allora, parlo chiaro, no? Cos'è questo? Ok. Perfetto. Ricostruisce. Ci sta ricostruendo la scena, allucinante, bellissimo. L'ha messa la sola, la stava prendendo. Vediamo. Aspetta, 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 aspetta. Ok. Ah, gli è caduto tutta la roba, vediamo, poi l'ha messa là sotto, la stava prendendo e poi... E poi che è successo? Ok, qua. Perfetto. Ah, ok, quindi la... l'assalitore, tra virgolette, deviato, ha preso la pistola del padre. Ok. Il deviato, bellissimo. Va bene, quindi qua abbiamo... Perfetto. E qui è chiaro. Probabilità di successo 51%. Ormai stiamo cominciando a aumentare. Vediamoci un attimino in giro. Controlla la stanza dello stato. Presumo sia questa. Ok.
Già per esempio abbiamo roba. Bellissimo. Quella sta cosa deve interagire con i cursori, è paurosa sta cosa. Addirittura anche anche col padre. Il più simpatico android del mondo. Ciao Daniel. Tu sei il mio miglior amico teoricamente, si dice così. E saremo sempre assieme. Questo è quello che ha detto la fanciullina. 56%, stiamo cominciando a prendere punti, eh. Attenzione. Mettiamo la musica. Tizio. Che cacchio ci serve? La bambina non ascoltava gli spari perché aveva le cuffie nell'orecchio, quindi abbiamo preso un altro 2% di possibilità. Ok, stanza controllata, quindi possiamo andare avanti. Vai via! Tutti, andate bene tutti quanti, sono salto. Quindi praticamente dobbiamo andare a vedere fuori. Esamina le vittime. Ah, allora ok, tanto c'è una vittima. La vittima qua, questo presumo sia il padre a questo punto. Esamina la vittima. Ok. Oh, abbiamo roba. Ok. Quindi questo è un foro di entrata. Ok. Addirittura rene sinistro perforato. Trauma fatale addominale. E questo è uno. Mi pare che poi ce ne sono stati altri, no, questo è lo stesso. Ok, quest'altro. Upper lung, sopra i polmoni, emorragia pneumotoracica sopra il polmone. Che non male, quindi ne aveva speranza di campare ancora. Cosa giusta. Andiamo qua. Lower lung. Polmone basso, emorragia nel polmone basso. Emorragia interna, quindi sanguinamento interno. Sì, proprio peccato appieno. Ne manca un altro. Vediamo se gli hanno sparato anche nelle zone basse, ma come ci fanno. Attenti, vediamo, c'è qualche altra cosa che dobbiamo andare a vedere. Questi ce l'abbiamo visti. La testa. Oh, nell'occhio. Vabbè, morto. Ricostruiamo. Vediamo che cosa è successo. Oh, boom boom boom. Ho preso tre belle pallottate. E poi lui aveva guardato. Ah, stava guardando. Allora, fate... Ah, stava tenendo in mano qualcosa. Vediamo. Poi c'è l'attentatore che è dietro. Lui si gira. Si becca. 1, 2 e 3. Tre pistolettate e poi arrivederci, grazie. Ma non ci fa vedere però l'aggressore prima. Eccolo là l'aggressore. Not too bad at all. Non male per niente. Vabbè, abbiamo qua capito la situazione. Caro mio, mi sa tanto che te la sei guagliata. Mi dispiace per te, ma a livello di conoscenza abbiamo aumentato. Andiamo a vedere il poliziotto. Grafica eccezionale. Analizziamo. Ah, è stato il primo ad aver ingaggiato il fuoco, il primo presente sulla scena. Ma mi pare che anche lui si è beccato direttamente nel ventricolo perforato, emorragia interna. Ciao ciao, arrivederci. Sa che ne avevi poche speranze. Qua cos'altro abbiamo? C'è qualcos'altro, qualche altro figlio? Sono uno di tre. Attenzione, 2 di 3, deceduto, mi pare ovvio, non avevamo dubbi. Morte stimata alle 8:03 PM. Teniamo in considerazione ogni minimo dettaglio. Ce ne manca uno. Oh, eccolo qua. Ok,
residui di sparo, polvere da sparo. Ha sparato solo una volta solamente. Facciamo ricostruzione. Vediamo. Pare dire bom bom bum. Allora lui è entrato. Vediamo. Lui è entrato cercando sicuramente di togliere l'arma, ecco, guardate, l'arma all'aggressore. L'aggressore con uno scatto felino si è girato e gli ha fatto capire che tutto l'addestramento che ha fatto non gli è servito praticamente come cippa lippa, perché cioè la cosa bella è che ci ha provato a, cioè era lì a distanza di un centimetro. Attenzione, l'ostaggio è stato testimone della sparatoria. Allora, aveva detto che non sentiva, perché probabilmente se ne sarà presa dopo. Molto interesting. Ok. Vediamo. Boom. Ciao, arrivederci. Grazie per la partecipazione. Ci siamo giocati anche il poliziotto. Uno più serio glielo potevano mandare. Eventi analizzati uno su due. Quale sarebbe l'altro che dobbiamo analizzare? Questo l'abbiamo capito. Questo l'avevamo capito pure. Lui è intervenuto, vabbè, la bambina ha visto tutto, che bella scena da far vedere a una bambina, complimenti. Abbiamo analizzato quindi uno su due. Molto interessante, mi sa che ci stiamo avvicinando, eh. Che possiamo anche, oh eccolo, ancora la bambina lì, quindi ci toccherà salvarla, mi pare. Salva l'ostaggio a tutti i costi, effettivamente ce l'aveva detto anche poco fa. Che vuoi che ti dica qui, raga, dobbiamo decidere molto in fretta, quindi se la traduzione non sarà fulminea, vedete di capire. Qui abbiamo ancora il 54% di possibilità. Ma l'abbiamo esaminata la vita. Questo si è messo in posizione sbagliata. Vediamo. È go outside. Aia. Minchia. Oh! Ma che è sta cosa blu? Don't come any closer or I'll jump! Prego, ti prego, per favore, no. Bellissimo. Che c'è da tutte le parti. Cioè è a un millimetro dal bordo. Nemi. Hi Daniel! My name is Connor! How do you know my name? I know a lot of things about you! I've come to get you out of this! Retrocessi un'altra volta. Approach slowly. Calm. I know you're angry, Daniel. But you need to trust me. And let me help. I don't want your help. Nobody can help me. Nessuno mi può aiutare. All I want is for all this to stop. Quindi con la calma mi sa che ci abbiamo azzeccato. Realistic, blaming, defective, You're defective, Daniel! There's a problem with your software. We're going to fix you, and everything will be okay. I don't need to be fixed! I'm working perfectly! But my eyes are open now. I will never let anyone humiliate me again. Vabbè, tu soffri di mania. Ever! Sympathetic. Listen. I know it's not your fault. These emotions you're feeling are just errors in your software. Sta cercando di convincerlo in tutte le maniere, no? It's not my fault. Dicendo che lui ha un problema. I never wanted this. Dice, non I love them. You know?
but I was nothing to them. I know. Just a slave to be ordered around. Realistic. There's no way out, Daniel. What you've done is too serious. The only question is whether or not you take another innocent life. It's not up to you. I'm holding all the cards. If I die, she dies. Lei muore. No! You hear me? Sì, 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 ma l'ho sentito, tranquillo. Ecco, bravo, riprendilo. I can't stand that noise anymore. Tell that helicopter to get out of here. Facciamo andare via. A sé. There are snipers on every roof. Let the hostage go. You have no other choice. Yeah. I want everyone to leave. And I want a car. When I'm outside the city, I'll let her go. Fuori dalla città? Refuse. Refuse. That's out of the question. You're a machine you have to obey. Now put the gun down and let the hostage go. I've spent my life taking orders. No! Non è che abbiamo now sbagliato. Now it's my turn to decide. Ciao! No, no, tu salvati, perché deve morire? La bambina si è salvata, però mi sa che noi siamo morti. Che fine di merda. Missione su... Ah, ok, ce l'abbiamo fatta. Mi dici, ce l'abbiamo fatta. Però è morto anche il nostro personaggio. Allora, l'ostaggio è salvo. Però noi siamo morti, però sti cazzi. Tanto che la bambina è viva. Mi dici, ragazzi. È andata con grande successo. This is the scene flowchart. Allora qui va bene, non è più tutti i passaggi che tieni, va bene, abbiamo ottenuto anche il trofeo, eccetera eccetera, tutti diciamo i passaggi, i sentieri da esplorare ancora e tutte le possibilità che tu hai sbloccato, eccetera eccetera. Va bene ragazzi, io direi che come prima puntatina non c'è assolutamente male. Ripeto, fatemi sapere la vostra, se ne vale la pena continuare questa che potrebbe diventare dunque una serie. Io vi invito a questo punto allora a mettere un pollice in su se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e ricordatevi di condividere il video con i vostri amici e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!